Signore e signori, vi ricordiamo che non è consentito parcheggiare intorno allo stadio. Grazie della collaborazione. Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Signore e signori, pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece, questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Credo Paulo Dybala. È un attaccante versatile, capace di svariare su tutto il fronte offensivo. È molto veloce, dotato di un controllo di palla fuori dal comune. Abilissimo nello stretto. Insomma, Fabio, ha le doti che ti aspetti da un attaccante argentino. E in più sa anche giocare spalle alla porta, con personalità, nonostante non sia un gigante. E guarda, stavo pensando proprio a lui, è fondamentale per questa squadra. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Pallone lungo, in verticale. Dybala prova a darla profonda, nello spazio. Passaggio fantastico. Qui cercherà il tiro. E c'è il gol! Ed è subito spettacolo! Che gol! Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata, ed eccola! È quello che fanno i grandi campioni. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento. La transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida. E la partita inizia alla grande, subito gol. Sulla destra. Bella apertura. C'è il retropassaggio. E no, niente, è finito il fuorigioco. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Che sì. Vede lo scatto e cerca la profondità. Si è fatto trovare pronto, scattando al momento giusto. Prova a giocarla in profondità. Provano a partire in velocità. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Pallone di ritorno verso il centro. C'è la palla lunga, in avanti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Si libera con un dribbling. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Sceglie di andare per vie verticali. Riceve il passaggio. Morata, ecco, la toglie dalla porta. Che classe!
asse, ottimo salvataggio. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Si avvicina alla porta, un palo clamoroso! Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. Ha recuperato un'ottima palla. Certo, la difesa avversaria gli ha dato una grande mano, ma il suo è stato comunque un grande anticipo. Scodella in avanti. Lungo passaggio in avanti. Salemakers. Ibrahimovic. Cerca la fondo, palla a piede. L'appoggia sulla fascia. Che sì, e trova bene il compagno. Occasione da rete. Palla in fondo alla rete. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo. Magnifico! Perfetta parità dunque. Quando si confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Morata ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. E passa! Rubare palloni così non è mai un caso. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Ecco Dybala. Morata, Dybala, si libera le gambe, può tenere la porta da lì, prova a tirare, e c'è il porto del muro, ce l'hanno messa tutta e sono di nuovo avanti, una rete che si è costruito tutto da solo, che iniziativa, che senso del gol. A volte quando ci si avvicina alla porta le energie spese fanno annebbiare la vista, a lui evidentemente non è successo, eccellente prestazione individuale. Conducono con una rete in più degli avversari. La mette in avanti, a sinistra con il passaggio. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Che sì. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Ecco un'occasione di contropiede. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Qui può partire il contropiede. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Che sì. Controlla la palla e inizia ad accelerare. Ci prova con un pallone profondo. Ci sarà un minuto di recupero. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Preferisce il retropassaggio. Occhio alla conclusione. È stato un bel primo tempo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico, nonostante il gol che separa le due squadre. Non mi sorprenderebbe se il secondo tempo dovesse regalarci altri due o tre colpi di scena. La Juventus conduce di un gol in una gara piuttosto equilibrata. Tutto può ancora succedere nei secondi 45 minuti. Si ricomincia. C'è l'opportunità per il contropiede. Dybala. Bennacer ha fatto buona guardia. Stanno alzando la linea del pressing. Mi sembra vogliono bloccare sul nascere le iniziative degli avversari. Stanno provando ad essere più aggressivi, Fabio. Non vogliono concedere un palleggio comodo ai rivali. Sì, sono d'accordo. Non vogliono consentire la costruzione dal basso. Stanno accorciando e chiudendo tutte le linee di passaggio. Vediamo quanti calci di punizione per la Juventus. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina.
Bentancur, Alexandro, Cuadrado. Ecco Dybala, che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Rebic, pallone interessante, in verticale. Intervento fondamentale. Locatelli, errore qui, pallone sprecato. Rebic, occasione per il contropiede, se ne va. Si riprenderà con un tiro dalla bandierina. Brahim Diaz, la gioca corta. Baldino! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Sostituzione per la Juventus. L'allenatore decide che numero è il momento 20. Di inserire forze fresche. Numero 22. Numero 30. Cuadrado prova l'affondo sulla destra. Il numero 40. Non perdono tempo a recuperare il pallone. Il numero 18. Dybala. Il numero 15. Prova a fare tutto da solo. L'affluenza di quest'oggi è di 44.000. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Parata di Szczęsny, tentativo identico al precedente, è anche il risultato per la verità. Locatelli. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Vede lo scatto e cerca la profondità. Scatta verso il pallone. Ha la possibilità di andare verso la porta. Brahim Diaz! Con tenacia, senza paura, si è opposto al tiro e l'ha deviato. È stato un intervento disperato, ma efficace. E cercherà di metterla in mezzo. Brahim Diaz sceglie tocco corto, riceve la palla, un recupero provvidenziale. Il Milan ha fatto bene in questa occasione, deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Assolutamente. E l'arbitro indica il dischetto, sarà calcio di rigore. C'è la penalità massima, come sempre in questi casi, sale la tensione. Grande opportunità adesso per aumentare il vantaggio e chiudere la partita. Fa buona guardia Maignan. Non so perché, ma me l'aspettavo. Il portiere sembrava molto sicuro di sé, il tiratore invece era troppo nervoso. Errore qui, pallone sprecato. Non impensierisce la difesa. Ecco il tiro! Ce l'hanno fatta! Che bello seguire una partita così, un colpo di scena dopo l'altro. Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la tranquillità. Hanno ritrovato la parità. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna vedere chi avrà più carattere a centrocampo e freddezza sotto porta. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Bennacer. C'è spazio per calciare. Può tentare la conclusione. E non è riuscito a trovare il gol. Era una grande occasione. Hanno sprecato una buona occasione per portare a casa il risultato. È una gara contratta. Un gol adesso significherebbe vittoria certa.
Attenzione, l'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. La partita riprenderà dopo i due cambi previsti. Con due uomini di questo errore potrebbe essergli fatale. Grande intervento, vale come un gol. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Ci prova con un pallone profondo. Bello intervento difensivo. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Prova a darla profonda, nello spazio. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Ibrahimovic! Giroud decide di battere corto. Posizione irregolare però. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Sceglie di andare per vie verticali. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Una munizione che non sorprende più di tanto. Dybala ci prova con un pallone profondo. Ha dettato bene il passaggio con un bel movimento. Parata notevole, non era facile. Attenzione alla respinta. Morata! La sua classe sopraffina. Un vero gioiello. Difficile fare meglio. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Ha avuto un guizzo da grandissimo attaccante, di quelli che intuiscono prima cosa sta per accadere. Giroud! La sfera entra in porta. Sembrava finita e invece l'hanno ripresa per i capelli. Doveva solo appoggiarla in porta. È stato lasciato troppo libero. Questo, Fabio, è il tipico gol che fa innervosire un tifoso. Certo, movimento e finalizzazione sono stati ottimi, ma chi lo marcava? Situazione di parità perfetta. Siamo ormai nel finale di gara. Prova a darla profonda, nello spazio. E trova il compagno. Attenzione, può avanzare e tirare. Ecco il può concludere. E così hanno. E l'arbitro dice che può bastare. Sembravano avere la partita in pugno oggi. Sono arrivati poi però dei cali di tensione. Cali di tensione in